Ciao, bentornati. Questa è la seconda parte di Facciamo il punto della situazione, episodio 9. Allora, quello l'ho dovuto interrompere perché si era scaricata la batteria del cellulare. Quindi, ricapitolando, la Terra sta morendo. Cosa facciamo? Io il consiglio ve l'ho dato, non uscite più di casa, scrivetevi in casa, non buvate, non create più immondizie, non mangiate, non bevete, basta. Poi, vorrei sapere tanto cosa ne pensano quelli che pensano che la Terra è piatta, del fatto che la Terra sta morendo, no? Secondo loro, qual è la reale, no, come posso dire, di chi è la colpa? Perché loro poi girano tutto e... Allora, ne volevo approfittare per farvi vedere una mini collezione che ho io. Allora, io faccio la collezione delle calamite. Vedete? C'è della Juve. Sono le cartoline. C'è questa qua di Pietra Ligure. Poi c'è il Perù. Questa è il Perù. Questa è di Parigi. Questa è Ascoli Triano, San Triano, quella dei film, Scarface, quella delle squadre di calcio, questa è sempre Ascoli, mettiamola qua, Ascoli, Barcellona, Ascoli San Triano, mettiamola anche qua, tutte e tre, qua così, tac, Pietra Ligure, poi cartolina, Lago d'Orta. Sempre la Juve, la calamita del cagnolino. E poi qua c'è la calamita di Bart Simpson e di Lisa Simpson. Ricordate, quelle calamite lì sono vecchie, se sono vecchie. Dunque, volevo anche approfittarne per dirvi, se andate ad aprire il video che magari vi lascio qua sopra, o se vi andate a cercarvelo, il mio 35esimo compleanno. Sotto avevo lasciato in descrizione il mio indirizzo. Quindi, se volete aiutarmi ad aumentare la mia collezione di calamite e cartoline, mandatemele. Se mi volete scrivere qualche lettera, scrivetemela, io ve la leggo in diretta, cioè in diretta. Ve la leggo nei video e poi la vedrete. Se vi fa piacere che la leggo, se no non la leggo. Poi parliamo di un altro argomento che ci ho pensato, ma non l'ho mai detto in nessun video. Stavo pensando di comprare il libro della Terra piatta e leggervi un capitolo in ogni video. Che ne dite? Facciamo un video e leggo un capitolo e poi lo commento e voi sotto mi scrivete i vostri commenti. Cosa ne pensate? Tanto, visto che ho mangiato al Mac, adesso ci vuole un dolcino. Quindi mi scasso una fetta al latte. Ci sta, no? Una fetta al latte dopo il Mac. Ditemi se vi è piaciuto quel video lì dove... No, aspetta, così? No, non va bene. Si vede la pancia così, no? Non va bene. No. Fetta al latte. Buona. Kinder, vuoi che ti pubblicizzo? Ecco, mandami 800 fette al latte e io ne mangio 100 per video. Per dire. Allora, qua è scritto aprire, tenere qui. Oh, se volete mandarmi qualche altro regalo, oltre alle lettere, io comunque li apro nei video. E faccio la reazione a quello che mi avete regalato, cioè le cartoline, le calamite. Comunque, dovete mettere in una busta chiusa. Quando mi arriva la busta, io faccio il video dove reagisco al regalo. Farò un video dove mangio più qualcos'altro. Questa voce che sentite in sottofondo è GTA, anche sto facendo una partita GTA su PlayStation 4 e tra poco
dopo questo video andrò live sempre su YouTube. E come dicevo prima, YouTube sono 2 giorni che mi mando il copyright su FIFA, non so, sul titolo poi, neanche su quello che dico dentro, quello che faccio, sul titolo. E addirittura l'ultimo video di ieri non mi è uscito. YouTube non me lo pubblica. Guardate intanto i segni che sono rimasti dell'operazione. Poi, dicevo, ormai tutti in piscina. E niente, quindi è giusto, mi piacerebbe che insieme aprissimo una discussione su questo discorso che la Terra sta morendo. Pare che, a mio parere, non è da oggi che sta morendo la Terra. È già un bel po'. Però, giustamente, i telegiornali magari non sanno più di cosa parlare e ritirano fuori questa notizia. Intanto io preparo il PC per la live che devo fare tra poco su YouTube. Quindi dovete venirmi a vedere. Collegatevi su YouTube, venite in diretta, scrivetemi che io vi rispondo. Mi raccomando, è molto importante, iscrivetevi al canale. Lo so che sono noioso, lo ripeto sempre, tutte le volte, ma mi serve che vi iscrivete al canale. Perché devo capire se vi piacciono o no i miei video. Mettete mi piace e niente. Poi, forse ho intenzione, per chi mi segue per i Gratta e Vinci, di far uscire una nuova serie da qui alla fine dell'anno, la domenica, si chiamerà Il Grattino della Domenica. O Il Grattino del Weekend. Cioè che ne gratto qualche grattino, un po' di grattini, che vale dal venerdì alla domenica. Adesso devo decidere. Anzi, scegliete voi. Vi faccio scegliere, così vediamo se guardate tutti i miei video. Scrivetevi qua sotto. Volete il grattino del weekend? Cioè che sono più... facciamo 3 grattini. La cifra la decido io. 3 grattini diversi ogni weekend. E si chiamerà il grattino del weekend. Oltre ai grattini con dedica, oltre ai grattini dell'anno, cioè una serie in più, voglio aggiungere una serie. Oppure il grattino della domenica. I grattini della domenica, scusate, perché comunque non è che gratto un grattino. Ne faccio, a meno che non prendo uno da 20, allora vale doppio quello, perché è da 20. Tanto dolcificante Vita Well. Usate questo dolcificante e dimagrirete. Guardate, sono dimagrito. Allora, poi voglio iniziare di nuovo. Ne approfitto che ho la bambina piccola. Vi ricordate una volta le sorprese Kinder, no? E i coccodrilli. E tartarughe, i panda, e i puffi, e questo e quello. Volevo iniziare una nuova serie da settembre, però, partirà da settembre, dove apriremo, che ne so, comprerò 10 ovetti Kinder, oppure 3 pacchi delle scatole da 3. Bevo il caffè intanto, tanto mangio, bevo, voi guardate intanto, eh. Fino all'ultima goccia. La tazzina del gnomo. Voglio fare anche questa collezione qua. Adoro. Visto che c'è chi colleziona le tazze, non faccio nomi, non faccio nomi, non voglio fare nomi. Intanto preparo. Voi ascoltatemi che io preparo il computer. E dicevo, cosa sto dicendo? Ah, partirà da settembre la collezione degli ovetti Kinder. A chi fa piacere, a chi vuole, chi è nostalgico come me di queste vecchie sorprese Kinder,
quando finisce una collezione, chi le trova, chi ha le doppie, ce le possiamo scambiare se volete. Se volete, io non vi obbligo, se volete. E scrivetevi anche qua sotto se questa idea vi piace. E poi del libro l'ho detto. Dimenticavo. Dimenticavo, mi stavo dimenticando. È uscito un nuovo video di Follettina, tra l'altro. Me ne stavo dimenticando. Allora, scrivete qua sotto nei commenti. Non scrivete nulla. Ho sbagliato, stavo leggendo una cosa. Allora, poi vado in live su YouTube, quindi venite a vedermi. Guardate questo video qua. Prima la prima parte, poi la seconda parte, e poi venite in live su YouTube a scrivermi, perché vi aspetto, che voglio parlare un po' con voi. Mi raccomando, venite a guardarmi, anche 2 minuti, 2 chiacchiere, ciao ciao, e boh. Sto preparando le magliette ufficiali del canale, dove ci sarà scritto Mike84 e una sorpresa sotto, ma non fatemi dire, non fatemi dire, non posso dirlo, non posso dirlo. Sto scegliendo tra 3 opzioni, ma non mi fate dire, non mi fate dire, perché non posso, non posso, non posso. Se non posso, non posso. Non posso dirlo, non posso. Non insistete, non posso, non posso. Allora, mentre io mi faccio 2 sigarette, vi ricordate il vecchio video? Quello lì dove mi facevo le sigarette? Aspettate, perché sono stanco. La casa non è enorme, però ogni volta fai su e giù. Allora, poi io ho tanti progetti, no? Però, ripeto, dovete aiutarmi, perché non mi vergogno a dirlo, se arrivo a 1000 iscritti su YouTube, YouTube inizia a pagarmi, a darmi gli sgay. E quindi tutte le cose, la maggior parte delle cose, le finanzio dai guadagni di YouTube. Come fanno tutti, eh? Come fanno tutti, perché solo col mio lavoro non è che posso. Mia moglie sì, lavoriamo, ma non posso. Avete capito, no? Allora, per chi non si fosse visto il primo video sulle sigarette elettroniche, vi faccio un breve ripasso. Allora, voi andate dal tabaccaio, comprate la macchinetta per fare le sigarette, 3,50 euro, 4 euro, massimo 5 euro. 5 euro sono dei ladri. Girate, perché la trovate anche a 3,50 euro, 4 euro. Poi vi comprate i tubi vuoti della smoking. Io vi consiglio la smoking, smoking, perché è più resistente il filtro, è normale come filtro, non è lungo, non è corto, no, è un filtro normale. Inserite la sigaretta dentro la macchinetta, qua nella bocchetta, tac tac, la faccio in milanese, questo pezzo ve lo faccio in milanese. Poi metto qua, ecco, ah, rimanete lì che adesso c'ho, madonna, mi è venuta un'altra idea, tutte qua dentro ce l'ho, tutte qua dentro. Allora, mettete il tabacco, lo schiacciate, vi procurate, a parte che quando comprate la macchinetta c'è un pezzettino di plastica che serve apposta per schiacciare. Io l'ho perso tipo 10 anni fa e mi sono arrangiato con questo, che non so cos'è, non mi ricordo che cos'è, non so per cosa lo usavo. Stavo guardando che mi hanno cacciato la GTA Online. Ed era lungo anche di qua, c'era un pezzo, poi faceva tutto così, vabbè. Comunque con questo, con quel pezzo di plastica lo schiacciate, tutto così. Poi chiudete, andate a tirare, lo vedete, lo state guardando lì sotto, andate a tirare ed ecco fatta la sigaretta piena, vuota, piena. Così. Volete un consiglio sul tabacco? Cercate il tabacco Dover,
rosso o blu, costa 2,50 euro il blu, 3 euro il rosso, va benissimo. Ora, per dire, non ho trovato il Dover, e sempre a 2,50 euro ho trovato questo tabacco qua, il Backwood, sembra una serie TV di Netflix, Backwood, però vabbè, non lo so. Questo video è diventato troppo lungo, quindi io vi saluto qui. C'era quella idea, ma non me la ricordo più. Non me la ricordo, sinceramente. Venite a seguirmi su YouTube live, vi aspetto. Un saluto a tutti, un bacio a tutte. Ciao.